È una stazione fantasma quella di Tor di Valle. Oltre un anno fa sono iniziati i lavori di ammodernamento, ma nonostante il cantiere sarebbe dovuto terminare entro la fine di quest'anno, gli interventi sono bloccati da mesi. E lo scenario che si trovano davanti moltissimi fruitori della Roma Lido è davvero pessimo. Ovunque ci sono nastri, transenne, passerelle improvvisate, rifiuti abbandonati dentro e fuori il cantiere, per non parlare del fatto che dal lato della via Ostiense non esiste più una biglietteria e l'unica automatica si trova al di là dei tornelli. C'è un ascensore per i disabili, per le persone che hanno problemi di camminare, insomma, ci sono. Poi questi lavori non si finiscono mai. Quando piove qua specialmente si allaga tutto, poi anche se uno si sta sotto, che si siede, piove dappertutto, anche sui trenini piove pure. Ha lavorato quasi 6-7 mesi, poi non vede più l'operaio, non vede più nessuno. Quindi i lavori sono fermi? Fermi perché non lo so, che motivo non lo so. Pessime le condizioni da entrambi i lati, ma raggiungere il parcheggio della via Ostiense, soprattutto al calare del sole, diventa un'impresa. Questo è il pessimo stato in cui è ridotto il passaggio pedonale che conduce al parcheggio della stazione. Come vedete, la vegetazione ormai ha praticamente inglobato la passerella e oltretutto i rifiuti sono abbandonati veramente ovunque. La stazione in questione è già è sinonimo di contenziosi aperti con l'azienda sul lato sicurezza, sia dei lavoratori in questione di ATAC che vengono ed espletano il servizio presso la suddetta stazione, e soprattutto l'enorme difficoltà e disagio creato ai cittadini utenti della stazione e della Roma Lido in questione, il quale sono costretti a dover camminare in mezzo a un cantiere a cielo aperto. Nell'esposto effettuato da me nei confronti dell'azienda ci sono state anche delle risposte dall'azienda in se stesso, il quale non possono effettuare lavorazioni di pulizia e messa in opera perché ancora è aperto un cantiere di lavorazione, girando giustamente quello là che è la problematica alla proprietà, che parliamo del comune. Quindi fondamentalmente la vera e propria domanda che noi ci poniamo è sul compito e sul lavoro in se stesso che viene effettuato in assessorato dall'assessore Linda Meleo. Lei giustamente, come tutti quanti, si coprono dietro il fatto di mancanza di esperienza. Non è questa qua più inesperienza, questa qua è proprio incompetenza. Il futuro della stazione potrebbe essere legato a quello dello stadio della Roma, ma è evidente che in queste condizioni non può garantire un servizio adeguato agli utenti che tutti i giorni usufruiscono della Roma Lido e tantomeno ai tifosi.